Quindi la dottoressa Leonardi, ma il tramite è stato l'avvocato che è il responsabile, l'ho scoperto stasera, dell'ufficio legale di questo comune. E noi non ci siamo messi d'accordo, io con il professor Fonseca non abbiamo concordato, però in qualche modo io andrò un po' oltre una fase storica che conoscendo le provenienze di studi sui filosofici, quindi io ho percepito l'entusiasmo per i rivoluzionari del 99 che rappresentano un punto di riferimento, anzi è un centro di studi approfonditi di quel periodo storico e sicuramente rappresentano un po' il background di quel dibattito costituzionale successivo, molti di quei principi, di quella nobiltà illuminata di quella borghesia liberale, poi obiettivamente poi li ritroviamo in un dibattito successivo. Io farò in qualche modo un passo in avanti, partendo però dal Risorgimento, perché io sono studioso di diritto costituzionale, insegno di diritto costituzionale, ma il costituzionalista non può fare a meno di ripercorrere un po' la storia costituzionale, soprattutto trarre le radici assiologiche, i principi, i valori. In quelle fasi storiche che io ripercorrerò però dal 1861, direi che quei valori che noi ritroviamo poi nella Costituzione del 48, del 1948, sono dei valori che traggono origine proprio da quel dibattito risorgimentale. C'è una continuità, Benedetto Croce diceva. Era il teorico del continuismo nel dibattito Assemblea Costituente. Ci sono dei principi e dei valori che erano stati storicizzati in una certa fase storica e che poi, riprendendo una teoria di Max Weber, vengono relativizzati, assumono una dimensione, una colorazione successiva. Si vede, è possibile vedere una continuità tra primo e secondo risorgimento. Ci sono ovviamente delle discontinuità determinate anche dall'evoluzione internazionale. Il nostro è un paese che poi ha subito un'evoluzione proprio perché la società è diventata una società complessa, il nostro paese si è inserito anche in uno scenario internazionale, ma quei valori sono dei valori il cui nucleo duro, il cui nucleo significativo, sono valori che traggono origine proprio dal dibattito del nostro risorgimento. Quando si parla di unità e indivisibilità, la legge del 17 marzo del 1861, che faceva l'unità il punto di riferimento principale, io lo ritrovo nell'articolo 5 della nostra Carta Costituzionale, l'unità e indivisibilità della Repubblica. E lì c'è una continuità. Questo è molto importante, sarà poi la fine del mio discorso, nel discutere oggi di questa unità e indivisibilità e dei rischi che oggi si intravedono di decostituzionalizzazione, cioè di tentativi di ridurre quel nucleo duro che rappresentava una conquista del risorgimento, del primo risorgimento e del secondo risorgimento. Quindi, rispetto a quel catalogo assiologico, gli eventi che ci circondano, eventi determinati anche da vicende internazionali, ma soprattutto da situazioni politiche interne, ci deve vedere molto attenti a che quel nucleo non venga in qualche modo deteriorato. Quindi è molto importante il risorgimento proprio per comprendere qual era il catalogo assiologico che fu ideato nel 1861. Io questa evoluzione interpretativa di questi valori la svilupperò rispetto alla questione meridionale. Io ho pensato di vedere questi due risorgimenti rispetto a una questione che da 150 anni è una questione che non è stata risolta. Ieri proprio all'Istituto di Studi Filosofici abbiamo organizzato una tavola rotonda, quindi c'era Mascelli Migliorini, c'era Paolo Marco, uno storico di un ateneo, e c'erano due giuristi che si contrapponevano. Certo, il Mezzogiorno ha avuto un miglioramento sociale rispetto a quello che leggiamo durante
la fase post-unitaria, dove accanto a quel feudalesimo di nobili molto ricchi c'erano dei poveri, ma che erano poveri, 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 insomma c'era una situazione grande rispetto a quel prodotto interno lordo, che era un prodotto che evidenziava soltanto una concentrazione, ma c'era una povertà. Il Mezzogiorno ha avuto dei progressi straordinari. Però quel divario rispetto al nord non si è stato risolto. Quindi in proporzione c'è stato un miglioramento sociale e economico, ma il divario non siamo riusciti a risolvere. Non ci sono riusciti i piemontesi, ma perché non c'era molta volontà di risolvere quella questione. Nella fase post-unitaria non c'è riuscito il fascismo, nonostante le campagne agrarie che erano state realizzate nel Mezzogiorno, non ce l'ha fatta dopo il 48 la Cassa del Mezzogiorno, anzi agli entusiasmi iniziali di un intervento speciale, anzi che aveva visto dei vantaggi per il Mezzogiorno, poi c'è stata in effetti una sostituzione dell'ordinario da parte della Cassa del Mezzogiorno. Una sostituzione ordinaria perché le regioni che finalmente entrano in funzione nel 1970 non funzionano, sono regioni deboli. La Cassa del Mezzogiorno sostituiva un intervento ordinario che non, gli enti territoriali non realizzavano, quindi perse quella vocazione di specialità. Non sono riuscite le regioni. Oggi il grosso rischio, e sarà la conclusione del mio intervento, del federalismo asimmetrico concorrenziale che non risolve la questione meridionale. Anzi, il rischio è che questo divario nord-sud possa aumentare. Quindi la questione meridionale da 150 anni è una questione irrisolta, nonostante ovviamente i grandi vantaggi del tipo sociale e economico che in qualche modo il Mezzogiorno ha potuto godere in questo periodo. Allora, ritorno al 1861. Al di là di una retorica risorgimentale, è stato anche accennato il professor Fonseca, di un'unità che in qualche modo metteva insieme dei popoli, un settentrione e un mezzogiorno, e una retorica intorno ai plebisciti che avrebbero democratizzato unità, bisogna anche contestualizzare, quando fu fatto il plebiscito nell'ex regno delle due Sicilie, era un plebiscito che vedeva un popolo ignorante, insomma c'erano dei condizionamenti che in qualche modo inducevano in una direzione a realizzare, quindi direi che al di là di quella retorica risorgimentale, in effetti il popolo, è stato detto, non era poi così partecipe. Certo, nel Mezzogiorno esisteva una borghesia illuminata che ha partecipato a questo risorgimento, ma il popolo come contadini era un popolo inconsapevole, anzi che vedeva il piemontese come un conquistatore. Antonio Gramsci, che andrebbe in qualche modo ripreso in quel libro sul risorgimento, parlava di rivoluzione mancata, di rivoluzione passiva, Piero Gobetti, di rivoluzione fallita. Non c'era stato quello che in Francia i giacobini, che avevano un seguito popolare nel Mezzogiorno, nel Regno delle Due Sicilie, non c'era stato assolutamente un seguito, cioè un movimento da basso, realizzato da grandi masse popolari, soprattutto contadine, che vedevano invece una conquista regia di questo mezzogiorno. Direi quindi un'incapacità di coloro che furono i protagonisti, da Cavour a Garibaldi, che si venne con i garibaldini, per lo più del nord, ma in qualche modo non era riuscito a sollecitare a questi movimenti popolari dal basso. E Piero Gobetti parlava di anzi, da quella debolezza rilevata da Antonio Gramsci, ne ha tratto anche delle conseguenze, cioè tutti i fallimenti successivi partono da quella debolezza. Cioè il fallimento dello Stato liberale, il fascismo, erano l'esito proprio di questa inconsapevolezza che vedeva proprio nel primo risorgimento, l'assenza del popolo. Quali sono le cause? 20 anni fa, uno studioso americano, che è Robert Putnam,
faceva risalire queste cause dell'inconsapevolezza e quindi della ignoranza di un popolo che non era riuscito a emergere, a far valere i propri diritti, represso dal re borbonico, continuava ad essere in qualche modo trattato, asservito ai nuovi conquistatori. Questo studioso fa risalire le cause di questa mancata partecipazione alle tradizioni civiche. Non si inventa nulla, perché pure Croce lo diceva, l'età dei comuni, il popolo meridionale era un popolo in qualche modo che i feudatari avevano asservito, privo di tradizioni civiche, incapace di realizzare dei meccanismi associativi, cooperativi. Insomma, c'erano delle responsabilità determinate dai dominatori che si sono succeduti nei secoli che avevano impedito questa crescita culturale. Pensate che questo studioso, che fa risalire quella mancata partecipazione al primo risorgimento, anche 20 anni fa, ne faceva derivare l'incapacità del regionalismo contemporaneo a realizzare la questione meridionale, a risolvere la questione del clientelismo, del familismo amorale, quelle situazioni che in qualche modo hanno consentito il prosperare di criminalità organizzate, a questa mancanza di tradizioni civiche che le regioni meridionali, attraverso degli studi legati alle associazioni presenti nei territori meridionali, nella fase contemporanea, alla capacità in qualche modo di migliorare il tasso di cultura, alla mancanza di forme di solidarietà territoriale, ne fa derivare quella incapacità di risolvere la questione meridionale, ma che le radici sono antiche, addirittura all'età dei comuni.